Minuto 88, il Milan è sotto per 1-0 per il gol di Pogba, unico errore della difesa rossonera in tutta la partita. Una partita che ha visto la squadra ben in campo in queste quasi due partite il Milan ha giocato anche in maniera superiore al Manchester. Ora deve cercare una squadra abbastanza stanca in questa fase, vediamo se riuscirà a costruire qualcosa. Il Manchester ha effettuato un solo tiro in porta in tutta la partita, però c'è stata l'incertezza dei Mete che non ha spazzato subito via. Milan ha giocato una partita di manovra con Krunic, Castiglieco e Selemaker nel primo tempo, senza costruire molto, come del resto anche la formazione del Manchester. Ora vengono avanti ancora gli uomini di Solskjaer, attenzione, potrebbe tirare il tiro, e poi c'è la palla che termina in corner al minuto 89. Squadra stanca, ma squadra che orgogliosamente, veramente un peccato che il Milan non si sia qualificato contro questo piccolo Manchester. Non voglio parlare le solite cose su quelli che c'erano o non c'erano. La squadra ha tenuto bene nel campo, un Milan ordinato, un Milan autorevole nella prima frazione di gioco. Al quarto minuto non c'è stata l'incertezza lì sotto porta e ne ha approfittato Pogba, nell'unica cosa che ha fatto lui è che è entrato nel secondo tempo. È entrato anche Ibrahimovic e poi c'è stata la grandissima occasione ed Henderson, portiere che francamente non mi fa impazzire, è stato bravo in una parata più complicata. Intanto c'è una rimessa laterale ad opera del Milan, vediamo se saranno più di 3 minuti, di solito danno sempre 3 minuti, speriamo che siano di più. Viene avanti ancora la formazione con Kjær, attenzione, servirà un lancio lungo, non devono andare in fuorigioco i giocatori del Milan che sono tutti in fuorigioco. Sono 5 minuti, lussuriosi 5 minuti, viene avanti ancora Ibra che cerca di correggere la palla dentro per Selemaker, attenzione, controllata la palla ancora dal Milan, ancora 5 minuti di speranza per i ragazzi che non meritano, pallone dentro, deve uscire portiere Henderson e dunque la partita finirà alle 22:54. Vediamo il lancio lungo del portiere Henderson, buona la prova di Meite soprattutto nel primo tempo, però gli costa quell'errore. Teo non ha giocato in grandi condizioni, ma nel secondo tempo è riuscito a portare avanti i palloni. Vediamo se questo qua, vediamo il portiere Henderson contro Ibra, la spazza via, forza ragazzi, dai. Vediamo Ibra che controlla la palla, siamo nel finale del tempo, pallone dentro ancora per Çalhanoğlu, vediamo se Milan come contro il Rio Ave riuscirà a trovare, attenzione c'è questa palla bassa, il Milan viene avanti con tutti i suoi uomini, attenzione, controllata la palla da Tio Hernandez che cerca di andare, attenzione, poi c'è la palla dentro per Çalhanoğlu che è pronto a mettere in mezzo, si ferma Çalhanoğlu, attenzione, può mettere questo pallone, mettilo, pallone dentro per questo tentativo brutto di Meite con Ibra che gli ha detto perché non mai passato il pallone. E allora vediamo, ancora 4 minuti di speranze per il Milan per arrivare ai supplementari, che sicuramente il Milan vincerebbe. Attenzione, ora recuperata la palla, mi dispiace perché il Manchester è veramente totalmente alla portata del Milan, ora viene avanti con questo salvataggio di Dalot che è entrato molto bene in campo, come lo stesso Diaz che non è riuscito, adesso vediamo, mancano ancora 3 minuti e mezzo di speranze per il Milan che è riuscito a evitare l'eliminazione contro il Rio Ave, vediamo se riuscirà ancora adesso in questo momento. Ecco Pogba, alla presa una volta Pogba, ecco che lotta con Tomori, vediamo chi ha la meglio, se non poteva essere che Tomori, ad avere la meglio non poteva essere che Tomori. C'è un doppio fallo ora, il Milan viene avanti con Donnarumma, tutta la squadra si porta in avanti al minuto 4, a 2 minuti dalla fine, cerca di andare Ibra, c'è un fallo ora per Selemaker che rimane a terra, vediamo se c'è, non c'è l'ammonizione, il Milan viene avanti con tutti i suoi uomini, attenzione, e ecco che viene redarguito oppure l'ammonizione, no, ammonizione, attenzione, c'è una palla in più, bisogna toglierla, bisogna togliere quella palla, ecco se ne accorge Donnarumma, c'è un calcio di punizione in area, verso l'area,
attenzione, quando mancano 2 minuti e mezzo alla fine, attenzione che c'è questo calcio di punizione a favore dei ragazzi che non meritano di uscire, che non meritano, non escono, pallone dentro, vediamo, pallone dentro, attenzione, poi sbaglia l'intervento, Tomori, che eliminazione ingiusta, anche se mancano 2 minuti e mezzo contro un piccolo Manchester, il Milan non è riuscito a evitare l'errore, l'ha evitato il Manchester, e poi c'è stata la grande parata del portiere Henderson, l'unica parata importante quando mancano 1 minuto e mezzo alla fine. Vediamo, lancio lungo del portiere, vediamo chi va, ancora Pogba, prendere un gol da un giocatore che ha toccato un pallone, viene avanti Donnarumma, pallone dentro perché sì, dovrebbero darla a Theo Hernandez, non ha lo spazio per partire, ora prova a partire, dovrebbe darla, appoggio lungo dove può andare facilmente la difesa del Manchester, attenzione ora al contrattacco di McTominay che cercherà di andare là vicino al corner e poi subisce un altro fallo, ormai manca 1 minuto e dovrebbe esserci fallo e c'è un calcio di punizione a favore del Manchester. Che peccato uscire da questa partita, veramente immeritato, un errore. Ora vediamo il calcio di punizione a favore della formazione del Manchester, peccato, vediamo, ormai mancheranno 30-40 secondi. Non gira mai in Europa, l'altra volta con l'Arsenal, dopo un rigore non esisteva e non dato, non mi ricordo. Adesso vediamo, ecco il Manchester che si guadagna un'altra rimessa laterale, una veramente un'eliminazione ingiusta, dolorosa, crudele, una eliminazione crudele. Vediamo la rimessa laterale ancora per questo Pogba che ha toccato un pallone, vediamo. Ed è finita, incredibile. Il Milan esce immeritatamente, un'eliminazione crudele.